去执行的，还是保留下我们好好的。不来说，不来说，俺来做还做饭，什么情况你不觉得我他妈是你说的呢？可是说的呢？家里就上哪还是多少个？我来了，我来说还谈了重要的，不来说。哎，那他妈多少身体啊？还在从哪里安了？我爸爸那边也搞来着了，不来说。爸爸，你不带啥子？你听着说，我哪能听不到？我哪能听？天哪，我晓得了，叫我爸爸。Ragazzi, se voi il primo giorno di scuola, quando aprite il vostro manuale, vedete dopo la copertina questa foto. E continuate a vedere la stessa foto su tutti i vostri libri scolastici, dalla prima elementare al quinto anno del liceo, che sensazione avete? Che sensazione avete se vedete la stessa foto appesa sopra la lavagna in ogni aula scolastica? Se per andare a scuola dovreste indossare il velo dall'età di 9 anni ed essere separate dai vostri compagni maschi? Se vi dico che le vostre mamme, quando vi vengono a prendere a scuola, devono per forza indossare il velo? Se vi dico che le ragazze non possono fare tutti gli sport e se vogliono farli devono indossare il velo? Se vi dico che non vedete mai i vostri compagni maschi durante gli orari della scuola per 12 anni e li rincontrate solo per puro caso all'università, ma con il vostro volto sotto il velo e in due mense e in aule diverse e non potete prendervi per mano. Abbracciarvi, baciarvi, divertirvi insieme perché c'è quello spiritello malvagio sempre in giro? Purtroppo la situazione non si limita a questo. Se un giorno vi accorgete che una ragazza di 22 anni è stata uccisa per non aver indossato il velo, sembra giusto? A noi ragazze e ragazzi iraniani no. Per questo abbiamo deciso di strappare prima di tutto la foto del cattivo,
di strappare il velo, di prendere la mano dei nostri compagni maschi e mandare via dal nostro paese chiunque, donna o uomo, voglia allontanare da noi i nostri compagni e limitare i nostri diritti naturali. Purtroppo non è facile, perché quei cattivi vengono ad arrestarci a scuola e ci portano in posti che nemmeno i nostri genitori sanno. Non vi sto raccontando un film dell'orrore. Sto raccontando quello che viviamo in questi giorni in Iran e nelle sue scuole. Se condividete la nostra idea, combattete assieme a noi. The women of Iran are leading the first female-led revolution in the history of the world, redefining what bravery means. These women deserve to be named Time Magazine's People of the Year. بدونم بازم ترسوی هم که نمیان بیان بیان.